Tocco per Marusic, ancora Acerbi, Correa, fatto girare ancora il pallone per Lucas Leiva, siamo ai 30 metri, pallone al limite dell'area per Immobile, no, no. Conclusione! Immobile e segna sempre lui, il bomber con la maglia numero 17, il pallone scagliato dai 25 metri all'incrocio dei pali alla destra del portiere dello Zenit e la Lazio passa subito in vantaggio al terzo minuto di gioco allo Stadio Olimpico. Lazio 1 Zenit 0, Ciro Immobile. Azione da PlayStation, Franco, una serie innumerevole di passaggi, si è partiti addirittura da Reina, si è passati a destra a Lazzari, si è venuti a sinistra da Marusic, poi di nuovo centralmente Luis Alberto per Leiva, Leiva ha trovato Immobile, Immobile poi ha tirato uno scaldabagno all'incrocio dei pali, il portiere l'ha visto, sarà partecipe di una bella cartolina, ma che grande inizio. La Lazio, attenzione con Luis Alberto, è partito Correa, palla per Correa, dribbling a rientrare, attenzione si accentra, ancora Correa. Poi la pallone per Parolo, la conclusione! E la Lazio raddoppia con il gran gol di Marco Parolo, la conclusione dai 20 metri col pallone nell'angolo alla destra di Kerzakov e la Lazio va sul 2-0 al 22esimo di questo primo tempo. Lazio 2 Zenit 0, Marco Parolo! L'avevamo detto poco fa, Franco, la Lazio ha avuto diverse occasioni in cui per distendersi ha sbagliato qualcosa, stavolta Correa è stato perfetto, ha portato a spasso tutta la difesa russa, poi ha servito un pallone a rimorchio a Parolo che ha tirato di collo esterno precisissimo sul palo alla destra difeso dal portiere dello Zenit, ma gran gol di Marco Parolo che molti fanno ironia, Franco, però questo ragazzo sa fare molte cose, ma la cosa che secondo me gli riesce meglio è giocare a calcio. Ciro Immobile sul pallone, infatti Parolo secondo me va a dirglielo che doveva essere ammonito, è andato a dirglielo, ma l'arbitro secondo me ormai dice, se non l'ha fatto prima non lo fa nemmeno adesso, no. Vediamoci questo calcio di rigore, è pronto Ciro Immobile, la rincorsa dai limiti, dal limite dell'area, Immobile contro Kerzakov, siamo al 19esimo, fischia l'arbitro, parte Ciro Immobile, il destro, è il gol di Ciro Immobile, è la doppietta del bomber bianco celeste che spiazza il portiere, la mette alla sua destra infilando l'angolo, 3-1 per la squadra bianco celeste, è sempre lui il bomber con la maglia numero 17, anche in Europa ovviamente purga le avversarie, ottimo gol, si allunga Kerzakov ma non può arrivare sulla botta forte angolata di Ciro Immobile. Lazio 3 Zenit 1, ancora lui Ciro Immobile. Franco l'ha tirata piano come si direbbe in questi casi, non ci ha proprio pensato su due volte Ciro, un bolide di destro, un fendente, aveva anche intuito Kerzakov ma Immobile ha segnato, si è procurato il calcio di rigore, veramente sta giocando una partita divina, ma soprattutto ecco possiamo capire quanto è mancato nelle scorse giornate un attaccante del genere, comunque un 3-1 strameritato.